C'era il suo guerra tanto e c'era tutto da sperarlo, no? In casa preparavano questi camion di cose, tutti i ragazzetti che volevano facevano questo e mi ricordo con allegria. E loro ci facevano festa, ci facevano la sera ballare, veniva quelli con le fisarmoniche, con la musica, con pressini di amici, di tutto, e ci aprivano le porte a tutti per fare queste feste e ci si divertiva un mondo. Quando si andava da una casa, tutti in bicicletta e si cantava per la strada finché si arrivava nell'altra. Si poteva correre, ci si divertiva un mondo perché dopo lì si faceva la patata americana, la zucca, la focaccia, e le lasagne, le castagne e poi c'era tutti gli amici. Questa sciuta infatti in casa, zia mandava le casse, poi faceva anche la pizza con la polenta e quella la mandava io in casa. A Pasqua tante focacce, e metteva in bocca un fiorellino di pesco, metteva in bocca un... E questa casa vecchia, questa casa con la stalla grande, con tutte queste cose, in fondo lì con il forno antico, e per seccare tutte le cose, un sesino. C'era come un deposito che veniva dopo mandato per tutto, che c'era bisogno, senza guardare le divisioni. Il filò su tutti qui del cinema in mano alla madre e mia nonna, le mie zie, io un po' meno, però che facevano i guanti, i calzini, le maglie, le coperte, e tutto a mano, alla sera c'era un laboratorio. Qualcuno ha studiato, ma i maschietti di più delle donne sono andati avanti, e questo non è stato una cosa bella. E le donne si facevano il coretto, si facevano il cambio in casa, si facevano la sola, nessuno, la donna si sposava anche giù e andava via. Anche se non lo conosceva bene, ma andava via, è sempre il matrimonio fatto un pochino che c'erano degli errori in questo caso qua. C'era una grande solidarietà fra tutti, ci si aiutava, non c'erano grandi cose perché mi ricordo che c'era ancora il lume a petrolio, il mangiare che si faceva con la cenere, con la legna, con il caminetto. Scuola Mestre, 14 km circa si andava e qualche volta anche facevamo i furbi, staccavamo al tram e da Mestre portava a Milano.
tornare, o anche per andare, ci si attaccava. Tanto è vero che dopo la disgrazia che è successo a un fratello di nostro amico, che anche lui si è attaccato al tram, e che lui si è attaccato. Che ci attaccava. C'era gente, qualche macchina, ma poca roba. Le strade di qui che c'è adesso, la Milanese è come era una volta, meno trafficata, dice. Dove passa la Valciugana c'era una cavalcavia, che adesso non c'è più, no? Ma il tram passava sopra cioè la cavalcavia della giustizia, andava da Piazza Ferretto a Piazza Milano. Il porto che arrivava fino a Piazza Parche, il canale morto, ma gli era una zona un po' molto degradata, perché gli era un po' di male vita. Le scuole industriali, liceo, ginnasio e dopo gli industriali nostri. Ogni volta che passo mi vedo da subito, quando percorrevo le scuole. Tutte quei casi che dal posto del posto fino a via Cappuccina, là era tutto prato e tutte montagne russe che gli erano. Le terre perché gli erano fabbriche, e costruzioni e faceva dei mucci di terra, gli scavava il fondamento e non altri dei Rambleite.